Buonasera, buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte. Bentornati al nostro viaggio dentro il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Tra poco in studio con noi l'irresistibile Francesco Pannofino per raccontare i suoi tanti volti in TV e al cinema, ma anche il suo ultimo film che è tutto una scommessa, L'uomo che comprò la luna. E a proposito di simpatia e comicità, come resistere a quella di Stanlio e Olio? Non so voi, ma a me fanno ridere fino alle lacrime, anche se la vita di Laurel e Hardy non è stata semplicissima. Un film ce li racconta proprio in questa chiave e avremo in studio con noi un grande esperto della coppia che ci svelerà sorprese prese e particolari inediti. Insomma, per esempio, l'espressione stupido, che ci faceva tanto ridere, ve la ricordate? Da dove è venuta fuori? Lo scopriamo qui in studio, tra pochissimo. Ma subito però andiamo a Bari. Perché andiamo a Bari? Perché c'è un festival che compie 10 anni e che raccoglie protagonisti eccellenti, da Ennio Morricone a Giuseppe Tornatore, da Paola Cortellesi a Claudia Gerini e Riccardo Scamarcio. E quindi, come potevamo rinunciare a raccontarvelo? Siete pronti? Andiamo e poi al ritorno da Bari un po' di pubblicità, ma voi restate là perché ci ritroviamo in studio con il simpaticissimo Francesco Pannofino. Compie 10 anni il Festival di Bari, una manifestazione che ha potuto contare fin dall'inizio sull'appoggio di nomi eccellenti come l'indimenticabile Bernardo Bertolucci e che ha visto passare nel tempo attori e registi italiani e internazionali. Quest'anno è la volta di Ennio Morricone, che ha ricevuto il suo premio dalle mani del premio Oscar Giuseppe Tornatore. C'è la sensazione qui che una città intera è coinvolta. Questo è molto bello, non so dove altro posto, in quale altro posto la cosa accade, chi lo sa, forse a Sundance, non lo so. Lei tutto sommato sente di non si aspettava nulla. Ma io non so cosa rispondere a tutto questo, perché sono meravigliato. Io faccio una professione importante, ma non certamente che mi può far accettare degli elogi così forti. Io credo che bisogna lavorare bene in tutte le professioni, bisogna fare il proprio dovere al meglio delle possibilità. I concerti che lei terrà nelle prossime settimane sono già tutti esauriti, ci sono persone che verranno apposta per vedere, sì, molti, queste, sì, date. Molti vengono, ecco, da è fuori. Pronto, lei è contento di questo? Sì, 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 sì. Vengono anche dall'America, dalla Cina, dal Giappone addirittura. Ma io spero che non facciano il viaggio per ascoltare il concerto, facciano un viaggio anche turistico, spero. Il segreto della musica di Morricone, se c'è, lo conosce solo lui. La sua instancabile voglia di studiare sempre, di sperimentare sempre, di provare sempre. Cioè, lui non si è mai adagiato sul successo che aveva ottenuto, sulla accettazione ormai da parte del pubblico di una sua grandezza. Non si è mai fatto scudo di questo, si è sempre sentito e si sente ancora adesso un musicista che ogni volta che viene chiamato a una sfida ha i dubbi, ha le paure, sembra quasi un eterno esordiente.
Sua moglie quanto è importante per lei? L'ha ringraziata anche agli Oscar, oggi è con lei, penso che sia una chiave fondamentale del suo successo e della sua vita soprattutto. Assolutamente, la persona fondamentale, importantissima. Ma Bari è anche cinema di oggi. Non sono un assassino è stato girato in Puglia ed è la storia di tre amici, Riccardo Scamarcio, Edoardo Pesce e Alessio Boni. Uno di loro muore in circostanze misteriose e Scamarcio è accusato del delitto. Dovrà dimostrare appunto di non essere un assassino. Claudia Gerini è il pubblico ministero che indaga. Giovanni per me non era soltanto un amico. Io ridevo tutto. Allora come mai con questo suo fratello non aveva contatti da quasi 2 anni? C'è un assassino o no? Un assassino c'è, perché qualcuno è morto ucciso e quindi un assassino c'è. Chi è? Questo è il mio compito, sono il pubblico ministero Paola Maralfa, sono quella che appunto conduce il processo, io contro Principe, io contro Scamarcio e questo sguardo impenetrabile. Professore, sono io, sono nei guai, ma non ho fatto niente. Nella villa della vittima sono state rintracciate solamente le sue impronte. Avete cercato le tracce dei pneumatici nel parcheggio? Io spero di essere riuscito a parlare Barese. È stato bravo. Mi ha aiutato molto Riccardo, ha fatto da dialogue coach. Ma devo dire... Coach non è Barese, ma è coach inglese. Coach. Ah, ma c'è coach. Cosa, Che, ma così, giudice? Io sono completamente sobrio, se questo lo vuoi sapere. Prima dietro sti occhioni di Riccardo, ma è l'assassino o no? Beh, dai, guardate bene. Mi sembra un assassino. Non sono un assassino. Buonasera, buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte, a un attore simpaticissimo, amatissimo. Bentornato a Francesco Pannofino. Grazie a te di avermi invitato e grazie a tutti gli spettatori di TV Sat 2000. Mi TV 2000 piacere. Adesso, TV ah, 2000 adesso Francesco. Hai tolto il Sat. E il Sat non c'è più perché siamo sul digitale. Perché sì, del secolo scorso. Esatto, e poi noi è anche tanto tempo che ci conosciamo. Tra l'altro questa sera ci racconti una storia che sicuramente interesserà moltissimo il nostro pubblico, un film poetico ed emozionante. Ma prima io ti voglio fare una domanda. Francesco, ma si può comprare la Luna? Pare di sì. Pare di sì? Pare di e sì, come si fa? Perché questo film nasce da un... ci sono dei trattati internazionali, credo del 66-67, l'ho saputo girando il film, in cui si stabilisce che i corpi celesti non possono essere... non sono di nessuno Stato, tranne la Luna, che ha un 10% degli Stati Uniti, perché sono stati i primi a metterci la bandiera. I corpi celesti non hanno. E quindi un poeta sardo decide di comprare la Luna per regalarla alla sua amata. Che questo fatto scatena un casino di ONU, potenze, USA, Stati Uniti, Russia, tutti la Chiesa, tutti che dicono oh, io è questo che compra la Luna, come si permette? E quindi mandano un agente, un militare, per andare a indagare cose. Va bene, ci arriviamo perché adesso vedremo le immagini del film. Tu sei tra i protagonisti di questa storia, però io lo voglio raccontare subito alle amiche e agli amici che ci seguono. Questo film in Sardegna è stato un piccolo, mica tanto, insomma, un piccolo grande caso. Anzi, li voglio salutare tutti gli amici che ci seguono dalla Sardegna, perché sicuramente stasera saranno in tantissimi. Questo film ha incassato 300.000 euro, è uscito in 10 schermi, quindi che vuol dire, insomma, in 10 cinema, però media per copia altissima, che vuol dire in parole povere? Pochi cinema, tutti pieni. Allora, qual è il segreto? Intanto una cosa, altro che gli Avengers, no? Non so se tu li hai visti, sì. Gli Avengers, no? Alla fine un pochino avete dato filo da torcere pure a queste creature volanti. Sono altre realtà industriali, però
diciamo che il film, il segreto è che è un bel film molto poetico, e poi c'è l'autore, il regista Paolo Zucca, che è veramente un uomo di grande talento, con cui avevo fatto un altro film, L'Arbitro, da alcuni anni fa, e lui è uno fedele che prende sempre gli stessi attori, e qui, tra cui me. E quindi, no, abbiamo girato questo film che è veramente, diciamo, una poesia incredibile, e una, anche spunti di commedia, quindi si ride parecchio. Senti, ma la Sardegna c'entra o non c'entra? Perché a volte alcuni set sono un po' tutti uguali, la Sardegna non la vediamo spesso al cinema, forse. No, anche la Sardegna c'entra, non è... come? Appunto, il film, dico, è stato girato tutto in Sardegna. Ecco, dico, magari una chiave può essere anche la forza di questa terra. No? Beh, insomma, cioè, a parte la terra, la bellezza, la luce, il mare, l'entroterra, cioè c'è tutto, e poi c'è la sarditudine, cioè il fatto che questo Jacopo Cullin, che è l'attore che interpreta, bravissimo, merita un premio per questo film, questo viene chiamato per indagare su sta faccenda che questo si è comprata la Luna, no, e quindi va in Sardegna e vedi, in questo momento lui arriva in Sardegna ed è vestito da sardo, vedi, col... Eccolo. Sì. Arriva a Cagliari e trova una città normale, quindi vengono diciamo distrutti tutti i luoghi comuni, le donne che ha brocca in testa, gli uomini che ha coppola, quell'altro, le cose, no, tutto quello che si dice, le pecore, le capre, le cose, tutto, e questo arriva e vede una città normale col traffico, le macchine, le cose. Senti, ma io ho una curiosità, ma tu sardo non sei, come ci sei finito? Beh, ci sono finito perché, ti ripeto, Paolo Zucca è un regista che io adoro ed è un fedele, è uno che gli piace lavorare con gli stessi attori. Ci ha preso a me e a Fresi, esatto, per fare i due agenti segreti. E infatti è proprio questo che volevo sapere, perché appunto siete due agenti segreti. Allora Francesco, ti vediamo, eccoti qua. Eccolo. Qualcuno si è impossessato della Luna, signore, quella che sta in cielo. Che cosa dobbiamo fare? We own it! We own it, God damn it! Ci serve un agente che parli in sardo. We should treat this matter very delicately. Agente Pirelli, stai per partire in missione speciale. All'estero? All'estero. Altro che missione impossibile, Francesco Panofino e Stefano Fresi sono Pino e Dino, due agenti speciali incaricati di un'impresa importante. Restituire la Luna e tutto quello che rappresenta all'umanità. La soffiata è infatti che qualcuno la Luna l'abbia comprata e che quel qualcuno si trovi in Sardegna. Al suo arrivo la coppia non ha un'accoglienza delle migliori. Adesso basta, Barras! Metta via quell'arma, forza! Siamo dell'agenzia intergovernativa... A risolvere le cose ci dovrebbe pensare l'agente speciale Kevin, Jacopo Cullin, il cui vero nome è però un altro. Pirelli, noi sappiamo che tu parli perfettamente sardo. Mi? Sì, ti. Ma va là, sono alto 1,88. Avete proprio sbagliato persona, c'è un errore, dai. Non c'è nessun errore, Pirelli. O preferisci che ti chiami col tuo vero nome? Il mio vero nome è Kevin Pirelli. Il tuo nome di battesimo è Gavino Zoccheddu. Il ragazzo inizia così un viaggio ironico ma al tempo stesso profondo all'interno della Sardegna e delle sue tradizioni. Gli permetterà di capire chi è davvero, di recuperare le sue radici, ma soprattutto di risolvere un mistero. La Luna si può comprare, come in una fiaba, ma solo e soltanto per amore, e i sardi le promesse le mantengono. L'uomo che comprò la Luna si sta rivelando un piccolo grande caso, perché conta su un'idea fantastica e al tempo stesso originale. La romanità di Francesco Panofino e di Stefano Fresi si fonde perfettamente con il sardolicesimo del resto del cast. Se il cinema è sogno, una storia assolutamente da vedere per non rinunciare a sognare. E sulla questione della Luna cosa disse l'avvocato? Ho di fare domande al catasto. Se non fosse per Armstrong, sarebbe tutta mia. Allora Francesco, io sono molto curioso e credo anche le amiche e gli amici che ci stanno seguendo stasera, ma la Sardegna e la Luna sembrano due cose diversissime, lo sono davvero o forse no? Ma sì e no, nel senso che per esempio Paolo Zucca è stato bravo a trovare questa location, che vediamo, che se escludi gli alberi e cose sembra un po' un suolo lunare, più di questo addirittura vicino al mare c'è una scogliera bianca vicino a Oristano dove abbiamo girato. E lì sembra di stare sulla Luna. C'è un momento molto poetico del film in cui si rivedono tutte le figure sarde che hanno fatto la storia, Amsicora, Grazia dell'Edda, eccetera, eccetera. E li rivediamo.
come se fossero tutti sulla Luna. E poi arriva un pubblico trasversale, perché appunto adesso arriva in tutta Italia. Tra l'altro io so che siete stati pure a Monte Carlo. Dove come no? Me la racconti questa Siamo stati al Festival della Comédie di Monte Carlo, quello gestito da Ezio Greggio, Greggio, che è un grande, veramente, che ha sdoganato la commedia, cioè l'ha fatta diventare anche quella un genere importante del cinema, no? Che era un po' trattata la commedia sempre un po' di serie B, raramente una commedia ha vinto, forse mai ha vinto un premio importante. E, loro, e lui ha fatto proprio il Festival della Commedia. Allora siamo arrivati lì, noi, tutto il cast, eccetera, alla proiezione del film. A Monte Carlo. A Monte Carlo, tutto il cinema, e non cominciava questo film, eccetera, ma perché non cominciamo? Stiamo aspettando il principe. Quindi il principe Alberto veniva alla proiezione, perché attratto dal titolo, l'uomo che comprò la luna, quello veniva dal Canada, cioè aveva un impegno istituzionale in Canada, è tornato apposta, finalmente arriva, si mette seduto dietro il cast, noi eravamo tutti qua, dietro di noi, insieme a Ezio Greggio, comincia il film e a un certo punto, tra le risate del pubblico, sento... Uno si immagina un principe ride. No, questo rideva proprio. Cercava anche complicità tra i vicini. Rideva come noi il principe. Capito? Ha capito. E lì mi sono rincuorato e ho detto grande. C'aveva anche un grande senso of humor. Rideva le battute anche meno. Va bene, abbiamo scoperto qualcosa che non immaginavamo. Grande, insomma, Alberto, è un momento indimenticabile. L'ho conosciuto, è un uomo che mi piace. Senti, questo film parla anche di recupero delle tradizioni, di recupero delle radici, insomma, mi sembra una cosa importante, no? Questo è un tema che ci riguarda tutti. Le tue dove sono, le tue di radici, Francesco? Radici? I miei genitori sono pugliesi, e io sono però nato in Liguria, perché papà faceva il carabiniere ed era soggetto a trasferimenti. Quindi si sposò con mia madre, andavo in Liguria, a Pieve di Teco, un piccolo paese dell'entroterra Ligure, in provincia d'Imperia. Lì ho fatto l'asilo, poi le scuole elementari e medie l'ho fatte a Roma, a Imperia. Dopo nel 72 mio padre fu trasferito a Roma e quindi tutta la famiglia ce ne venimmo qua. E quindi io ho imparato a parlare romano dopo due giorni, perché sennò mi prendevano in giro, sai i romani come sono? Che basta che parli con l'accento un po' diverso, sei burino. Io pur di non farmi di burino ho imparato a parlare romano e lì ho capito che avevo forse un talento particolare per acchiappare i suoni e riprodurli. Senti, tu la compreresti la luna, la ruberesti la luna per qualcuno? E se no, rubare no, perché non mi piace. Comprare, neanche che non ho i soldi. Quindi no, la risposta no, è no. La regalerei. La regaleresti. Sì. Pensate com'è magnanimo panno fino. E allora, Francesco, la tua carriera dura da tempo e con successo. Sei stato la voce di attori eccellenti, Clooney, Denzel Washington, ma insomma veramente sono tantissimi. Però hai anche interpretato tanti personaggi indimenticabili, da Boris a Nero Wolf, ma non solo. E allora noi ti vogliamo fare questo omaggio. Eccolo qua, Francesco. Grazie. Pannofino. Allora muto. Bene. Prova muta? Sì. 10 dovresti farlo, non credi? Abbiamo bisogno di uno in più. Ho capito, uno in più. Ok, ne avremo uno in più. Meglio di così non si può, eh? Io voglio te, basta con la fotografia da fighetto del suo stronzo, capito? Io voglio la roba tua, un tanto archivio, hai capito? La roba tua di una volta, voglio che apri tutto! Voglio che smarmelli! Ti voglio bene, René! Anch'io! Restiamo unite! Uniti! Thank you.
Eccomi. Buongiorno, sono Archie Goodwin. E questo è... Il signor Nero Wolf, ma certo. Prego, accomodatevi. Allora, lo voglio... Posso fare un applauso? Vabbè, da dai. Solo, ma sì. No, ma... Avete fatto una delle più belle clip che mi sia mai capitato di vedere nella mia vita. Bene, allora guarda, rivolgiamo il tuo complimento ai nostri autori che si sono grandi occupati. Autori, grandi autori, veramente bello, mi è piaciuto perché è stato sintetico, ma... Avete messo tutto quello che era bello, perfetto. Ecco, allora, perché da casa però non l'hanno visto, tu l'hai guardato con grandissima attenzione, che cosa provi rivedendoti? E ti voglio chiedere anche che cosa manca, Francesco, perché hai fatto tante cose tra loro diversissime, c'è qualcosa guarda, che vorresti? Quando mi rivedo, soprattutto quando magari un po' più giovane, un po' di tenerezza mi viene, ma anche l'orgoglio di aver fatto belle cose. Se mi chiedi che cosa mi manca, non mi manca niente, perché io... Devo essere grato al Signore e alla fortuna. Io sono contento di quello che è successo nella mia vita, ci ho messo dal mio naturalmente, ho cercato di impegnarmi, ma io sono contento, e non adesso, io sono sempre stato contento di come andavano le cose, che è la cosa migliore. Mi sembra una chiave interessante questa, sì. Perché è un modo poi di prendere le cose, cioè ho questo lavoro. Ho sempre pensato, se dovesse finire, cioè rimanere così, per me va bene. Perché io non ho tradizioni di famiglia, di cose. Mio padre faceva il carabiniere, mia madre la sarta, faceva i vestiti della sposa, quindi non ho tradizioni di famiglia. Volevo fare un lavoro diverso da quello che mi si prospettava, ci ho provato, ho rischiato, ma è andata bene. Assolutamente sì. Più contento di così, non so. Assolutamente, anche se io credo sempre che il meglio debba ancora venire, ma questo te l'auguriamo e ne parliamo tra poco. Allora, tu hai prestato, l'abbiamo vista anche in questa scheda e poi lo sa il pubblico da casa, hai prestato la voce ad attori eccellenti, alcuni li ricorderemo durante questa puntata, però insomma Clooney, no? Clooney e Clooney. George. Allora, ecco George, ma tu l'hai mai incontrato? Ecco, lo vediamo che ci saluta. No. L'hai mai incontrato Clooney? Guarda, io ci ho parlato al telefono, perché una volta fu così carino... che mi chiamò per congratularsi, perché era un film, si chiama In amore e niente regole, e lui era anche il regista del film. Venne in Italia per fare la promozione, e io la sera della proiezione non andai alla proiezione perché dovevo giocare a pallone, cioè avevo l'impegno con la nazionale dei doppiatori, e non era inderogabile. Però dopo la partita, che noi ci andavamo a mangiare insieme, mi arriva una telefonata, Giulio Base, che conosci, no? È il regista, che è amico mio, era la proiezione del film, e quello Clooney gli dice: ma tu lo conosci quello che... ma come no? Certo, Francesco, mio amico. Non c'è, guarda, no, guarda, non c'è, però se vuoi c'ho il numero, lo chiamo. Hi, you are a very good actor. Good, your voice is very good. Grazie, George. Thank you very much, you are very, very nice. Ma so che hai imparato a parlare l'italiano. Ecco, perché poi quando fai pubblicità un po' l'italiano lo parla, no? Sì. Allora dico, sì, ma non è ancora bene, non è. Ecco, non ti ho imparato troppo bene, mi toglie il lavoro, te lo posso. Ma comunque ti invidia un po', la invidia la tua voce, no? Beh, lui ha una bella voce. Pure lui ha una bella voce, devo dire, l'ho intervistato. Sì. Comunque, insomma, il pubblico italiano... George Clooney lo identifica con la tua voce, questo sì, proprio ormai fortunatamente è un dato di fatto. E poi insomma hai prestato la voce anche a Denzel Washington. Denzel ancora prima di George. Ecco, quindi a Bandera, sta Tom Hanks, no? Tom Hanks in Forrest Gump, me lo fai com'era, te lo ricordi? Mia mamma diceva sempre che la vita è una scatola dei cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Vedi, ci sta portando veramente il cinema stasera in studio Francesco Pannofino, insomma. E poi chiaramente ci sono però anche, poi c'è, oltre a questo lavoro importante, riconosciutissimo come doppiatore, direttore del doppiaggio, poi c'è stato un momento nella tua carriera in cui tu sei venuto fuori in maniera più diretta, e forse questa svolta è stata un po' con Boris, se lo vogliamo ricordare, anche l'amica e gli amici che ci seguono. È stata una serie TV di grande successo, ambientato su un set televisivo dove ne succedevano di tutti i colori, l'abbiamo visto prima nelle clip, e tu eri un regista assolutamente... René Ferretti. Ecco, così come lo definiamo, sanguigno, come lo vogliamo definire? Lo definiamo il più grande personaggio che abbia mai interpretato. Cioè sarà difficile non solo superare, ma uguagliare questa roba qua. Cioè è un personaggio cucito veramente addosso a me, inconsapevolmente dagli autori, che noi non ci conoscevamo. Quando sono andato a fare il provino... Che è successo?
loro facevano i provini già da un po' di giorni, da settimane, avevano chiamato tutti gli attori romani, cose. Ma potevo capitare anch'io. Niente, mi hanno detto dopo, no? Quando hanno visto il mio provino, stop, abbiamo trovato, ecco. Ero io. E questa è stata la mia fortuna. E l'incontro, d'altra parte gli incontri, cioè, nella nostra carriera, se non hai l'incontro giusto, col personaggio giusto, col film giusto, tu puoi essere bravo quanto te pare. Certo. Ma ci vogliono anche ci vuole una serie di circostanze favorevoli. Io sono del parere che prima o poi il talento viene fuori. Non credo a quelli che dicono, non mi hanno capito. Senti, poi a proposito di incontri ce ne sono stati altri felicissimi, molto apprezzati dal pubblico. Nero Wolf, tra l'altro qui aleggia il fantasma di Nero Wolf. Come no, proprio in questo studio. L'hai dove girato siamo adesso. Qui, dove siamo adesso. Dove siamo adesso, io ho girato praticamente tutte le scene di Nero Wolf, qui allo studio 3 degli studios. Quindi abbiamo una bella responsabilità. E poi ci sono prossimi appuntamenti importanti, perché sarà in un film molto atteso con Claudia Gerini, sì, che racconta una storia vera. Di cosa si tratta? A mano disarmata di Claudio Bonivento. È un film che racconta la storia attualissima di Federica Angeli, la giornalista di Ostia che insomma ha contribuito alla lotta contro la criminalità di Ostia, gli Spada, i Casamonica, tutta quella storia lì. E si racconta la storia di questa giornalista coraggiosissima che è riuscita ad andare avanti, ancora tuttora sotto scorta, lei, i suoi figli, il marito, tutti protetti, perché è stata quella che ha scoperchiato il malaffare, la malavita di Ostia, che erano arrivate a livelli veramente insopportabili. Insomma, una storia importante che andava raccontata, come questa che ti vede appunto protagonista di che abbiamo raccontato oggi, che appunto ci porta in una Sardegna, in un contesto completamente diverso, ma sono sicuro che è una storia che saprà far centro davvero nel cuore del pubblico. Speriamo di tutta Italia. Bene. Tu oggi ce l'hai raccontata con grande sincerità ed emozione. Prima di salutarci, Francesco, ti voglio chiedere una cosa. La comicità cos'è, secondo te? La comicità è, intanto bisogna avere dei tempi comici naturali, che quindi o ce l'hai o non ce l'hai. Sono le cose, le cose che o ce l'hai o non ce l'hai. E poi il senso dell'umorismo bisogna avere, è quello che ti fa ridere. E soprattutto la comicità non deve essere mai banale. Mm-hmm. Può essere semplice ma non banale. Io credo che è quello che faccia ridere. Fanno ridere le situazioni in cui il pubblico si immedesima. Se un marito litiga con la moglie, fa ridere, perché fa ridere i mariti e le mogli che si rivedono in quel contesto. Cioè, capito? Bisogna attingere dalla realtà. Staglioli ti piacciono? Staglioli ti piacciono, ti fanno ridere? Adoro Staglioli, e come? Ma sono cresciuto con Staglioli. Alcune gag di Staglioli, qualche volta, inconsciamente, ce le rimetto, capito? Perché sono talmente... Io Staglioli, Totò... Cioè, questa era la roba con cui sono cresciuto, figurati. E allora noi salutiamo Francesco Pannofino, ti facciamo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, grazie per aver preso parte a Effetto Notte, e voi restate là perché adesso noi andiamo a ritrovare Stagli ed Olio, che sono protagonisti tra l'altro di un nuovo film, e tra poco ci raggiungerà in studio una persona che è un grandissimo esperto di Stagli ed Olio, che quindi ci racconterà aneddoti, sorprese, curiosità su di loro. Però prima iniziamo con un momento indimenticabile. Vi ricordate quando sul canale nazionale c'erano intorno alle 13 oggi le comiche. Ecco, c'era una musichetta, voi lo sapete, io non sono tanto bravo a cantare, quella fa taratatatara, ecco quella musichetta là, riscopriamola. E allora benvenuto a Effetto Notte a Enzo Pio Pignatiello. Grazie. Che è un archivista e un grande esperto di cinema del passato, è l'autore del documentario di cui abbiamo appena visto un estratto. Ha scritto, Enzo, questo libro, Una risata lunga 90 anni, Laurel and Hardy, Amici per la vita. Ecco, lo voglio fare vedere alle amiche e agli amici che ci seguono a casa. Ma insomma, sei un grande appassionato di Stagli ed Olio, perché al di là di queste cose la tua cravatta la dice tutta. Hai una di quelle passioni proprio che consueto. È così, Enzo. Sì, che proprio mi appartengono
È una passione che nasce da bambino. Avevo penso 4-5 anni quando li ho visti per la prima volta, e da allora è stato proprio un amore a prima vista. Penso come molto pubblico, tra l'altro, perché piacciono tanto. Sì. E quindi la prima domanda che ti farei è questa: perché piacciono tanto e continuano a piacere tanto, ieri come oggi? Infatti, hanno questa particolarità di essere sempre attuali, perché hanno un repertorio che si rifà a delle caratteristiche proprio ancestrali dell'uomo. Sono dei grandi conoscitori della natura umana, per cui riescono così a cogliere gli aspetti più divertenti della realtà e a renderli ancora più ridicoli, no? se possibile. Cioè, fanno ridere un italiano come fanno ridere un eschimese, come fanno ridere un giapponese, ed è stato sempre così, è stato sempre così. Soprattutto ci fanno ridere sempre, sì, questa sì, è una sì, cosa, sì, la stai sì, dicendo sì, anche tu, cioè ti ha catturato sin da piccolo, e sono sicuro che vale lo stesso anche per le amiche e gli amici che ci stanno vedendo. Tra l'altro loro nella loro vita ne hanno viste un po', e adesso un film ci racconta un periodo forse un po' difficile della loro vita e li riporta in scena attraverso due attori di razza, perché ci sono John C. Reilly e Steve Coogan. Insomma, per loro è stata una bella sfida interpretare Staglioli, perché non è semplice per niente. Allora vediamo com'è andata e soprattutto quello che ci hanno raccontato. You are fantastic in this movie. Grazie. Ciao Olio, non mi aspettavo di vederti oggi. Beh, non avevo niente di meglio da fare, così ho pensato di passare di qui. Eccoli, quasi irriconoscibili, due attori di razza, Steve Coogan, che ricordiamo in Filomena, e John C. Reilly, che portano in scena la coppia comica più famosa del mondo. Staglio e Olio, Lauren and Hardy, protagonisti tra il 1927 e il 1950 di oltre 107 film, tra corti e lungometraggi, muti e parlati. Per portarli in scena i due attori hanno dovuto fare un gran lavoro da tutti i punti di vista: trucco, parrucco, protesi, ma soprattutto gestualità e stati d'animo. Ci sono due aspetti, c'è la questione tecnica, la danza, e poi c'è la gestualità. Oh, I see, yeah. Sì, la gestualità, Stanley faceva più o meno così. Waves his hands about. It's just quite a bit confused about this. Oliver is very much a romantic. Mentre Olio era molto più romantico. And everything is extra emphasized. Non ce l'avrai ancora con me per quello, perché ho accettato di fare un film in coppia con un altro 16 anni fa. Hai tradito la nostra amicizia, io ho amato noi due. Tu hai amato Staglio e Olio. Il pregio maggiore del film è però quello di portare in scena una fase particolare della vita dei due comici. La coppia si è divisa e questo non ha portato nulla di buono ad entrambi. Tornano insieme per una tournée teatrale, ma le sale sono mezze vuote. La loro comicità è in crisi? Non te ne stai andando, vero Stan? Lo spettacolo deve continuare. Ad essere in crisi davvero però è la loro amicizia, e poi c'è il problema delle condizioni di salute di uno dei due. Sarà proprio la forza della coppia a ricongiungerli, per quanto tardivamente, con l'affetto del pubblico, legata a una comicità davvero senza tempo. Che roba, uova sode e noci. Qual è il segreto della loro comicità, ieri, oggi e sempre, secondo voi? I think it's the comedy is timeless. La loro comicità è davvero senza tempo e non funziona solo a quell'epoca. Sì, c'era la Grande Depressione, stava esplodendo il fascismo in Europa, ma anche in quell'epoca difficile, un po' come adesso, quei film erano molto popolari perché erano come un baluardo di fronte alla dura realtà del mondo. Lo spettacolo è stato pura magia. Splendido. La loro comicità è essenziale, è come lo yin e lo yang. Anche un bambino lo può capire. Il bianco e il nero, il dolce e il salato, l'oscurità e la luce. Sono gli opposti e sono in grado di far centro in un bambino come in una persona di 80 anni. È questo che rende la coppia speciale. Bye bye.
Insomma, ci dicono un po' quello che ci avevi detto anche tu, che li hai studiati e che riconosci bene, no? Insomma, è una comicità praticamente senza tempo. Credo che non sia stato nemmeno facile, no? Poi portarli in scena. No, come i grandi classici è difficilissimo portarli in scena di nuovo. Anzi, sono stati molto coraggiosi per questo, esatto, gli autori del film, però ci sono riusciti in maniera assolutamente magnifica. Mi sembra che gli appassionati la vedano come te, perché il cinema, il film, insomma, sì, no, riempie, no, sta avendo un grandissimo... Il pubblico accorre, no? Quindi evidentemente si riconoscono in questo ritratto. Però io da te voglio sapere una cosa, ma la loro amicizia è stata un'amicizia vera anche fuori dal set? Assolutamente sì, ecco. Loro, va bene, si sono conosciuti di straforo nel 21, sono apparsi in una brevissima comica che si chiamava Lucky Dog, cane fortunato. È nata tra loro, c'è stata subito una grandissima intesa. Poi ecco, noi vediamo queste due figure, no? Uno magro, svagato, apparentemente sottomesso, e un altro grasso, più saccente, però intimamente anche molto buono e sentimentale. Non penseremmo mai che in realtà avevano una dignità autoriale entrambi, ed certo, è questo che merita di essere riscoperto, mm-hmm, perché Staglio, il magro appunto, a cui magari non daresti un soldo vedendolo così, era lui che era il vero cervello dietro la macchina da presa. È stato la sua attività principale era quella di regia proprio. Olio si lasciava guidare, Olio si fidava di questo amico che faceva di tutto per metterlo in luce. Comunque mi sembra che la forza fosse proprio questa loro amicizia, cioè il film ci fa vedere che ci sono stati dei momenti anche in cui questo rapporto è entrato, sì, un po' in crisi, sì, perché però diciamo quando erano insieme, come dire, marciavano e andavano è bene, è no? Stata questa, e facevano poi breccia sul pubblico, giusto, sì, no? Quando c'era questa sintonia forte tra loro. E poi ci sono anche però delle cose, come dire, delle espressioni che sono legate però anche alle diverse lingue, ai diversi paesi in cui questi film di grande successo sono usciti. Allora, c'è una cosa, no? Che a me faceva ridere tantissimo da piccolo, ma anche adesso quando la sento, stupido, no? Stupido che diventava, sì, stupido. Sì, sì. Allora, come ci siamo arrivati a questo stupido? Ora tu ce lo spiegherai perché li conosci bene, però rivediamocela un momento, una sequenza. Siamo andati a trovare veramente una chicca, una cosa molto molto particolare, un momento davvero indimenticabile del loro cinema. Guardate. Ragazzi, ragazzi, su via, basta. Andiamo, si fa tardi. Veniamo. Ma non posso mica fare più presto. Oh, ma Dio, avanti. Ma smettetela con le baruffe, su. Ma che diamine stai facendo, stupido? Ehi, brutto, stupido! Allora, abbiamo detto una chicca perché appunto è praticamente 60 anni che questo film non si vedeva più. Stupido, come è venuto fuori lo stupido che sentiamo, sì, in italiano? Beh, è una storpiatura dell'accento americano, ovviamente, che però è nato in maniera del tutto particolare, del tutto casuale. Nessuno penserebbe che è stato inventato da loro stessi. Da loro stessi, Staglio e Olio l'hanno inventato questo modo di parlare. Perché? Perché quando fu introdotto il doppiaggio, o meglio, quando fu introdotto, quando nacque il cinema sonoro, il doppiaggio ancora non esisteva. E allora c'era questa consuetudine, no? Per poter distribuire i film dall'America anche sul mercato estero, europeo, tedesco, quindi spagnolo e anche italiano, c'era questa consuetudine di girare ogni scena di un film 5 volte in 5 lingue diverse, compreso l'americano ovviamente. Ora, Staglio e Olio erano madrelingua inglese comunque, perché Staglio era proprio dell'Inghilterra, Olio era americano, ma la loro lingua era l'inglese. E le altre lingue loro non le conoscevano, però c'era bisogno di questo supporto orale, e allora la trovata dei produttori fu quella di inserire dietro le macchine da presa delle lavagne o dei gobbi in cui erano scritti i dialoghi, però secondo la loro pronuncia, secondo il modo in cui dovevano essere pronunciati, perché loro non conoscevano non conoscevano il tedesco, non conoscevano lo spagnolo, non conoscevano il francese né tantomeno l'italiano. Ovviamente
proprio non sapendo queste lingue, loro leggevano, ma gli accenti andavano a finire qua e là, e quindi così è nato Stupido, così è nata La Macchina. L'hanno detto male loro. L'hanno detto male loro. No, tra l'altro, vabbè, lo sappiamo, insomma, lo vogliamo ricordare, ma insomma, è veramente nel cuore di tutti noi c'è anche la voce eccellente del mitico Albertone. Albertone di Alberto Sordi. Allora, anche qui noi siamo andati, anche grazie al tuo aiuto, no, a frugare nella scatola dei ricordi, riscoprendo un momento di cinema indimenticabile. Eccolo qua. Volete un vero lavoro? E quale? Salpare sulla mia nave. No, signore, grazie, ma l'oceano non ci va. Che cos'ha di brutto? Ma so che l'oceano è infatuato di pesci cani. Non infatuato. Vuol dire infettato. Allora, la voce inconfondibile di Albertone, di Alberto Sordi. Allora, vorrei che adesso tu la spiegassi bene anche alle amiche e agli amici che ci seguono. Come è andata? Come ci è finito Sordi dentro a prestare la voce? Anche questa è tutta una storia da raccontare, perché nel tempo poi si è arricchita di una serie di aneddoti e di cose che non sempre sono corrisposte alla realtà. Tante volte circolano anche delle notizie non precise da questo punto di vista. E allora, lui ha iniziato praticamente uno dei primi lavori suoi, fu l'incisione di alcune favole per bambini per la Fonit di Milano su un disco in cui lui faceva queste voci di Stanlio e Olio. E si era diffuso molto tra gli attori questa consuetudine di imitare le loro voci. Diciamo, era diventata una specie di passepartout per accedere all'avanspettacolo, per accedere al teatro. E Sordi si era cimentato anche lui in questa cosa. Tra 37 e 38 ci fu poi un concorso indetto dalla Metro-Goldwyn-Mayer per doppiare i film di Stanlio e Olio, perché le prime due voci loro erano state date da due studenti anglo-americani che si chiamavano Carlo Cassola e Paolo Canali, che però poi, insomma, doppiarono i primissimi film fino al 37-38 e poi non furono più disponibili, e quindi subentrò il grande Albertone, che aveva però una carta vincente per vincere questo concorso della Metro, perché aveva inciso questi dischi, certo, che avevano venduto. Quindi era naturale che fosse lui. Senti, per curiosità, ma si sono mai incontrati poi? Sì, si sono incontrati sia con Alberto Sordi che con Mauro Zambuto, che invece era l'altra grande voce italiana di Stanlio. Nel 1950 a Roma, Stanlio e Olio erano venuti in Italia per girare il loro ultimo film, che poi è una sorta anche di manifesto anarco-pacifista, va, il loro ultimo grande film, che si chiamava Tollo K. Furono accolti da una folla straripante alla stazione Termini e furono i primi personaggi d'autorità a passare sotto la nuova pensilina di Termini, che era stata costruita in quel periodo là. Loro arrivarono alla fine del giugno 1950. E si dice anche che, o meglio, era prevista anche una loro visita al Papa, al Pontefice, di cui però non esiste in Vaticano alcuna traccia. E se non l'hai trovata quindi tu? Quindi probabilmente era una cosa prevista che poi non però con Sordi si sono visti. Però con Sordi si sono visti, hanno fatto un pranzo insieme e hanno organizzato uno spettacolo bellissimo a Villa Aldobrandini, uno spettacolo per i bambini di Roma. Ebbero una trovata molto interessante, perché praticamente misero dietro a Stellone le Oliver Hardy in persona un telone, e da dietro questo telone c'erano Mauro Zambuto e Alberto Sordi che facevano le loro voci italiane. Senti, ti posso dire una cosa? Io avrei tanto voluto esserci, guarda, questa cosa. Non solo tu. E credo che infatti anche tutte le amiche e gli amici che ci seguono, perché è proprio la forza di Stanlio e Olio. Allora, viva Stanlio e Olio! Con questo ci salutiamo, ti facciamo un grande in bocca al lupo per il tuo lavoro di ricerca, per la tua passione, perché il cinema è proprio anche questo. E io saluto le amiche e gli amici che ci hanno seguito stasera. Ci vediamo il venerdì e la domenica, sempre in seconda serata, sempre su TV 2000, però vi lascio con un consiglio e con una storia dal sapore completamente diverso, perché è una storia che racconta un fatto di cronaca, un grave attacco terroristico avvenuto a Mumbai, in cui hanno perso la vita tante persone, un film che davvero vi consigliamo, e ce lo racconta Giulia Angelucci. Noi ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.
Arjun è un padre di famiglia che lavora come cameriere all'Hotel Taj, dove arrivano come ospiti la ricchissima famiglia formata dalla musulmana Zara, il marito americano David e il loro bimbo con la tata Sally. All'esterno del celebre Taj Hotel, i terroristi hanno preso d'assalto l'albergo, tenendo in ostaggio migliaia di ospiti. La vicenda parte qualche ora prima di quel tragico 26 novembre 2008, quando giungono alla stazione di Mumbai i terroristi islamici che avrebbero sferrato simultaneamente 10 attacchi nella città indiana. Il film cerca di concentrare nel racconto quelle drammatiche 60 ore in cui ci sono state 195 vittime e circa 300 feriti, tra cui appunto molti ospiti del famoso albergo di lusso di Mumbai, dove le storie di Arjun e di David e delle loro famiglie si incontrano. Che succede? Fate rientrare! Spegnete le luci! Sotto i tavoli! L'attenzione del regista, produttore di Sicario, va soprattutto all'umanità generosa e coraggiosa dello staff dell'albergo, capitanato dallo chef che fino alla fine inventa soluzioni e mette a rischio la propria vita per gli ospiti del Taj. Ricordatevi sempre che qui al Taj l'ospite è sacro. Un hotel in cui l'ospite è sacro e che nel dramma deve fronteggiare la mancanza di forze armate che hanno bisogno di diverse ore per arrivare a Mumbai da Delhi. Se non ci muoviamo da qui, moriranno tutti. Figura centrale è quella di Dev Patel, che ricorderete in The Millionaire, che prima di pensare alla propria famiglia si prodiga a mettere in salvo gli ospiti. Attacco a Mumbai è un racconto asciutto, neutrale, da un punto di vista religioso e politico, in cui si evidenzia il contrasto tra ricchezza e povertà e che ha come unico intento quello di tenere viva una dolorosa ma necessaria memoria. I terroristi hanno messo sotto assedio il Taj Hotel.